Cala, la zattera c'entro io. Ci vado io sulla zattera. Ho contribuito. Ci è rotto. Via. Eccoci tornati in un nuovo video. Ciao. Ok, cioè, non dice niente, cioè. No, sono un po' silenzioso ultimamente. Okay. Lo facci arrivare dalla nave naufragata. Venga, venga, salga, salga. Guardate che effetti speciali che abbiamo. Abbiamo addirittura dei pistoni che spingono sul gioco. A forma di mano. Guarda un po'. Galapagos, Galapagos. Siamo Galapagos. Ringraziamo la Genos che ci ha fornito a tempi di record questo gioco e noi siamo sempre contenti. Oggi siamo qui per portarvi un gioco da tavolo importato in Italia dalla Genos Game, un gioco da 10 anni in su, della durata di 20 minuti all'incirca. Possono giocare dalle 3 alle 12 persone al tavolo e tutti quanti si divertiranno. È un gioco cooperativo che vi consente di lavorare e prodigarvi quindi per cercare di creare delle zattere con le quali scappare da un'isola deserta. Diciamo che lavorerete tutti quanti insieme, collaborerete fino a quando non ci sarà della carestia o comunque della mancanza dell'acqua che vi farà litigare. Questo perché l'ho cazziato, l'ho tagliata la parte di quello cazziato. Va bene, è inutile che ve lo dica, guardatevi il tutorial. Piazzate il tabellone al centro del tavolo. Prendete le 6 palline di legno e mettetele nel sacchetto. Dopodiché piazzate il sacchetto a fianco alla plancia. Create una pila con le 12 carte zattera e posizionatela vicino alla plancia di gioco. Mescolate le 54 carte relitto, poi distribuitene una quantità uguale ad ogni giocatore. In una partita da 3 a 8 giocatori date 4 carte casuali ad ogni giocatore, invece in una partita da 9 a 12 giocatori le carte diventano 3. Posizionate poi il resto delle carte relitto a faccia in giù sul portacarte a forma di nave. Prepariamo il mazzo meteo. Mettete da parte la carta uragano. Mettete da parte poi altre 5 carte meteo casuali e mescolatele insieme alla carta uragano. Così avrete una pila di 6 carte. Poi prendete le 6 carte meteo rimanenti e mettetele sopra al mazzo che avete precedentemente preparato. Posizionate infine il mazzo a faccia in giù sull'apposito spazio della plancia di gioco. Posizionate il disco legno sullo spazio 0 del tracciato della zattera. Mettete i segnalini acqua e cibo sul tracciato sopravvivenza in base al numero di giocatori. In questa partita 4 giocatori, 7 cibo, 8 acqua. Infine posizionate le 12 carte stato salute naufrago in una pila accanto alla plancia di gioco. Consegnate la carta primo giocatore al giocatore che assomiglia di più a un naufrago. Durante ogni fase del round di gioco avete la possibilità di discutere, negoziare e perfino minacciare, ovviamente senza alcun obbligo di dire la verità, ma sempre a vostro rischio e pericolo. Un round è diviso in 5 fasi: cambiare il primo giocatore, rivelare la carta meteo, compiere un'azione da parte di ciascun giocatore, verificare la sopravvivenza, verificare l'innesco della fine del gioco. Saltando questo passaggio nel primo round, ricordatevi che all'inizio di ogni nuovo turno la carta primo giocatore va passata alla persona alla destra. Ignorate qualsiasi giocatore fosse stato eliminato precedentemente. Ad ogni nuovo round il primo giocatore rivela la carta meteo in cima al mazzo, in modo che il lato fronte sia rivolto verso l'alto. Iniziando dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore fa il suo turno decidendo un'azione che desidera svolgere tra le quattro possibili: A. Pescare pesce, B. Raccogliere acqua, C. Procurarsi il legno per costruire la zattera, D. Cercare nel relitto. Quando scegli questa azione, prendi con la mano una pallina dal sacchetto senza guardare. Il numero di pesci sulla pallina che estrai indica quanti pesci hai pescato. Fai quindi avanzare il segnalino cibo sul tracciato sopravvivenza.
Quando scegli questa azione, guarda il numero nella goccia d'acqua sulla carta meteo di questo turno. Il valore va da 0 a 3 e fai avanzare il segnalino acqua sul tracciato sopravvivenza. Per raccogliere il legno bisogna andare nella foresta. Per prima cosa fai avanzare il segnalino legno di uno spazio. Poi puoi decidere di raccogliere altri pezzi di legno, ma rischiando di essere mosso dai serpenti. Il giocatore quindi annuncia quanti pezzi di legno vuole provare a raccogliere, fino a un massimo di 5, ed estrae dal sacchetto tante palline quanti pezzi di legno ha dichiarato. In caso di sole palline bianche, fai avanzare il disco legno di un numero di spazi pari al numero di palline. Se peschi la pallina nera, purtroppo sei stato mosso da un serpente. Non far avanzare il disco legno. Il morso ti fa ammalare per un round. Aggiungi quindi la carta malato davanti al giocatore che ha effettuato questa azione. Quando siete malati non potete votare alla fine del round in corso e non potete nemmeno compiere un'azione o giocare alcune delle vostre carte nel prossimo round. Restituite la carta status salute naufrago prima della fase 4 del round successivo. Ricordati, è importante raccogliere legno per ogni volta che i giocatori riusciranno a far arrivare il segnalino legno sul valore 6 del tracciato, saranno riusciti a costruire una zattera e quindi un posto per un giocatore per scappare dall'isola. Ogni volta che aggiungete una zattera sullo spazio dedicato della plancia, rimettete il disco legno sullo spazio 0. È arrivato finalmente il momento di andare alla ricerca di nuovi oggetti. Pesca quindi una carta relitto in cima al mazzo del portacarte. Aggiungi quest'ultima alla tua mano senza permettere a nessun altro di vederla. In questa fase ogni sopravvissuto deve ricevere una razione di acqua e una razione di cibo. Si procede quindi con il consumo dell'acqua. Sottraete quindi una razione di acqua per ogni sopravvissuto spostando il segnalino acqua indietro sul tracciato della sopravvivenza. Una volta distribuite le razioni d'acqua, i giocatori dovranno passare a consumare le razioni del cibo. Se ci sono almeno tante razioni di cibo quanto i sopravvissuti, sottrai una razione per ogni sopravvissuto spostando il segnalino cibo indietro sul tracciato sopravvivenza. Se ci sono meno razioni di acqua o di cibo rispetto ai sopravvissuti, i giocatori possono ancora usare una carta per aumentare il valore di acqua o di cibo. Se questo non fosse ancora abbastanza, bisogna allora tenere una votazione per decidere chi sarà privato di acqua o di cibo. Dopo la votazione rimarranno in vita solo tanti giocatori quante razioni di acqua o razioni di cibo ci sono disponibili. Gli altri moriranno tragicamente di sete o di fame. Le votazioni sono necessarie in caso di scarsità di acqua o di cibo. Il primo giocatore quindi conta fino a 3 e ognuno allo stesso tempo vota contro un altro giocatore indicandolo. Il giocatore riceve più voti è eliminato. Siete liberi di discutere prima di votare, in modo da provare a concordare una strategia da applicare. Il giocatore che viene eliminato dalla maggioranza può ancora salvarsi, rivelando una carta, cibo o acqua. In caso contrario, il giocatore è eliminato. Ripetete la votazione fino a che non ci saranno tante razioni di cibo o di acqua. Quanti sono i giocatori ancora vivi? Una volta che il giocatore viene eliminato, assegnategli la carta salute naufrago morto. Dopo le votazioni e dopo aver consumato razioni di cibo e acqua, controllate per verificare se il gioco non sia terminato, altrimenti i giocatori iniziano un nuovo round. Il gioco può finire in tre modi. Primo, fallimento totale. Tutti i sopravvissuti muoiono di sete o di fame. 2. L'arrivo dell'uragano. Non appena la carta uragano viene rivelata, la zattera deve lasciare l'isola alla fine del round, altrimenti tutti i giocatori perdono. Per poter imbarcarsi devono essere rispettate le seguenti condizioni. Le razioni di cibo e di acqua devono essere già state distribuite. Ci devono essere almeno tante zattere quanti sono i sopravvissuti. Ci devono essere almeno tante razioni di cibo e di acqua pari al numero di persone sopravvissute che salgono sulla zattera. Se una di queste condizioni non viene rispettata, passate a una votazione, cercando di eliminare i sopravvissuti in eccesso. Terzo, lasciare l'isola. Alla fine di qualunque round, se ci sono tante zattere quante sono i sopravvissuti, è possibile imbarcarsi per lasciare l'isola. Per finire il gioco in questo modo, devono essere rispettate le stesse condizioni dell'arrivo dell'uragano. Eccoci di ritorno! Avete visto come si gioca, ve l'ha spiegato lui. Sì, ho tralasciato una cosa, molto importante, ma ci tenevo. No, spieghiamo i giochi come ci pare.
C'è un motivo perché ho tralasciato, perché ho piacere di spiegarvelo di persona. Non ho specificato le carte. Io non ho specificato il tipologia di carte. Le carte sono il fulcro del gioco. Era inutile spiegarvelo a livello di tutorial, perché le carte sono uniche, hanno degli effetti che aiutano o non aiutano i naufraghi. E poi, per dirla tutta, le carte è bello scoprirle, perché esatto. Ci sono delle carte che sono simpaticissime e altre che sono fondamentali. Se giochi che già sai cosa potrebbe arrivarti, secondo me levi quel pizzico di imprevedibilità. Quando invece ti trovi per le mani quelle determinate carte è molto più divertente. Esatto, abbiamo fatto 3 partite per dirti, e già la terza è un po' questo spirito l'ho perso, perché giravo la carta e sapevo, diciamo, andando verso il relitto andavo a cercare una determinata carta. Questo prima non esisteva, cioè cercavo un disperato bisogno di aiuto e tante volte la ciofega ti beccavi oppure trovavi quello che ti serviva per mettere un po' di zizzania nel gruppo. Diciamo qual è la forza effettivamente di questo gioco. Prima di tutto l'ampio numero di giocatori, che credo che sia fondamentale. Dopodiché c'è una forte immersione all'interno del gioco, perché ci sono 3 componenti, quindi l'acqua, cibo e legna. Alla fine è quello. Però è abbastanza realistico, perché l'acqua va in base alle tempeste, la legna più ti addentri la foresta più c'è il pericolo che prendi dei serpenti. È tutto, diciamo, un susseguirsi di tentativi. È un gioco semplice, dura poco, credo che abbia tanti punti a favore che lo fanno diventare da piccolino a un gran bel gioco party game, differente dal solito, perché non è il solito party game che si trova a tavolo. Unico difetto che mi sento di buttarvi qui sul video è che in 3 effettivamente perde. Sì. Cioè ci siamo trovati anche a giocare in 3 e ok. Sì, ciao. C'ha il suo perché, ciao. Però finisce in un secondo. Salve. Ciao, andiamo? No, tu no? Morto, ciao. Ciao, esatto. Chiaramente il meglio lo dà da 5 persone in su. Sì. Già 5 persone a tavolo inizia a essere 8, sarebbe la cosa migliore. 12 secondo me è fantascienza, non c'ho mai provato. No, 12 diciamo. Muoiono tu, cioè, esatto. Secondo me è impossibile 8, pensa tu. Ci proveremo, quando il Covid ce lo consentirà ci proveremo a radunare 12 persone intorno a un tavolo per farlo. Detto questo, il video come al solito è finito. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete il video se volete far vedere agli altri questo gioco, se volete consigliarglielo, cioè 12 persone a un tavolo, lo fate vedere a qualcun altro se può interessare. Scriveteci qua sotto quante persone nei commenti siete riusciti a salvare dall'isola contemporaneamente. E se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella, perché ogni venerdì e ogni domenica arriverà un video. Venerdì giochi di ruolo e Still Life, l'avventura di D&D che stiamo giocando. La domenica giochi di ruolo, giochi da tavolo e tutto il resto. Cazzate generale. Al prossimo video. Ciao ciao. How far can we get if we sail a little?